Benvenuti a tutti, buonasera a tutti, come state? Vedo già i primi commenti in chat, buongiorno dall'Argentina, ciao Sandra, come va in Argentina? Tutto bene? Ok, Nestor, ciao Nestor, il caro Nestor dall'Argentina, buongiorno, poi c'è Beatrice, buonasera Beatrice, c'è chi dice buongiorno e chi dice buonasera. Ok, io vi dico buonasera, anche io sono in Italia. Ok, allora bene, eh, benvenuti, aspettiamo un po' che arrivino anche altre persone. Eh, ciao Eliana, sempre, sempre presente. Donatella, anche occhi, pinti, anche lei è sempre, sempre molto presente ai nostri live. Ciao Donatella. Bene, grazie, perfetto. Ci fa piacere che tu stia bene, Nestor. Ok, aspettiamo ancora giusto qualche secondo e io intanto preparo la condivisione della, del, dello schermo. Perché abbiamo un bel po' di eh, cose da eh, mostrare. Ecco qua. Allora. Devo un attimo gestire un po' le finestre perché, eh... ok, ciao Carmen ciao Carmen, ciao a tutti. Bene, ci siete piano piano, arri arriverete. Arriverà un po' di gente bene oggi, come ben sapete, eh, le dirette live scorse abbiamo parlato di didattica a distanza. Oggi invece parliamo di. Eh, videogrammatica. Come ben sapete abbiamo la nostra videogrammatica animata è collegata al nostro corso di italiano per stranieri in alto, di cui è disponibile già il nostro primo volume eh, per il livello A1, mm, ma sapete benissimo che si tratta di un corso di a stranieri strutturato su eh, 5 livelli: A1, A2, B1, B2, C1. Bene, oggi parleremo della videogrammatica, di un modo mh, originale, chiamiamolo così, è diverso di fare grammatica. Quindi mh, per niente, diciamo, tradizionale. È giusto comunque ehm, trattare la grammatica anche in modo tradizionale. Ci sono studenti che sono abituati a dei metodi più tradizionali, ma fa bene ed è anche molto eh, utile eh, nel percorso di apprendimento. Eh, ragionare quindi analizzare le strutture in modo molto più attivo cercando un po' di stimolare anche i processi cognitivi dei nostri studenti bene ehm, io adesso eh, aprirò eh, ovviamente voi già vedete già riuscite a vedere un po' eh, il pdf che vi sto mostrando l'argomento eh, che tratteremo è eh, preposizioni preposizioni okay? cominciamo con delle preposizioni di luogo Ah, un, un, un avviso di, mi raccomando seguiteci fino alla fine perché poi dopo alla fine del video mostreremo come e dove scaricare eh, tutti i video della, della videogrammatica animata ovviamente i video sono gratis ok allora andiamo a vedere un po eh, come presentare le preposizioni di logo prima diciamo di eh, andare a vedere un po Uh, le slide dei video, quindi diciamo alcuni screenshot dei video e poi i video in un secondo momento, cerchiamo un attimo di inquadrare quello che è il nostro, uh, il nostro contesto, ok? Uh, cerchiamo di capire insieme in quale contesto ci troviamo ad agire uh, presentando questo video. Allora, il livello ovviamente è il livello A1. L'argomento è la provenienza, la struttura essere più di contro la struttura avvenire più da, quindi una una, un argomento abbastanza frequente eh, nelle nostre lezioni di italiano stranieri, soprattutto per quanto riguarda i livelli, eh, il livello A1. Um, quando presentare questo video? Allora, questo video va presentato quando i nostri studenti già mh, conoscono la struttura essere più di, e bisogna introdurre la struttura venire più preposizione da di provenienza oppure quando conoscono singolarmente le due strutture, quindi essere più di e venire più da e si vuole lavorare sulle differenze. Ok? Eh, oppure ancora un'altra situazione conoscono già le differenze tra le due strutture, ma vengono queste strutture vengono usate ancora in modo sbagliato in fase di produzione. Ok? Quindi Chiarito un po' il contesto, adesso andremo a vedere eh, delle slide che ho preparato mh, eh, prese dai, dai video. Poi dopo, in un secondo momento, vedremo anche il video, ok? Allora, cominciamo a vedere la prima, la prima slide. Allora, questa eh, slide, questo è uno screenshot preso dal da video eh, sull'argomento che stiamo presentando, presentando, «Preposizioni di provenienza». Struttura essere di venire da, eh, giusto? Soffermiamoci un attimo sul, sulle caratteristiche ehm, di, questa, di, quest, di questo screenshot, di questo, diciamo, di questa immagine. Allora, qui abbiamo le frasi, ok? Vengono presentate le frasi con una domanda di dove sono, e poi abbiamo eh, i personaggi e i luoghi che sono quindi la rappresentazione grafica dei personaggi, delle persone e dei luoghi che vengono descritti e presentati all'interno delle, delle frasi, delle nostre frasi. Soffermiamoci un attimo sull'importanza di ragionare sul contesto, cioè di presentare il contesto. Qui siamo in una fase dove cerchiamo in qualche modo di ripresentare magari l'argomento che è già stato introdotto, che è già stato elaborato precedentemente. Ok? Spesso si pensa che mh, eh, in, questa, in questa fase diciamo, di, eh, in cui si ripresenta l'argomento, si pensa che comunque lo studente eh, abbia bisogno per forza diciamo, di una, di una, di, eh, solo di esercizi di completamento, quindi di riempimento. Ma in realtà presentare di nuovo il contesto, eh, la struttura all'interno del contesto, ci permette mh, di mettere in condizione lo studente eh, di elaborare meglio la struttura, cioè ragionare prima sul significato, quindi elaborare prima il significato in cui implicitamente lo studente vede quelle strutture e poi dopo soffermarsi sulla struttura morfosintattica affinché lo studente la elabori, la metabolizzi. Quindi e, eh, in questo modo, lavorando prima sul significato, mettiamo in condizione lo studente anche di farsi un, come dire, di, di creare Crearsi in mente un'immagine grafica di quella che è la struttura grammaticale della lingua che sta imparando e di crearsi anche una struttura, diciamo un'immagine eh, mentale di quella che è la regola grammaticale. E quindi in questo modo lo aiutiamo a ricordare la regola grammaticale e ad utilizzarla in un secondo momento. Okay. Eh, allora andiamo a vedere che cosa posso chiedere ai miei studenti di fare presentando prima di andare a vedere il video, presentando questa, questo screenshot, ok? Io ho, preso, ho fatto uno screenshot dal video e l'ho inserito in un file di scrittura, che può essere un Word, questo è un, un PDF, ho creato poi un PDF. Ok, allora, semplicemente le frasi sono numerate e le immagini hanno ovviamente, ogni immagine ha la sua lettera. Poi abbiamo i personaggi, quindi io posso chiedere ai miei studenti di fare un esercizio di abbinamento dove devono abbinare ad ogni frase il, la pers il personaggio e il luogo corrispondente. Ovviamente i personaggi non sono stati né numerati né eh, abbinati ad una lettera, ma possono, posso riferirmi ad ogni personaggio con una breve descrizione. Quindi a questo punto, partendo da Claudia e Di Pisa, ok? Quindi chi tra i quattro personaggi lo studente potrebbe dire ah, la ragazza sulla sinistra, qui a sinistra capelli, eh, capelli legati eh, collegata all'immagine all B ok poi abbiamo la famiglia Weiss è di Berlino scusate per la pronuncia eh, la famiglia qui abbiamo i tre personaggi con la bambina quindi vanno, vanno a collegarla con l'immagine corrispondente che è a ok poi abbiamo Giulia e Mark sono di Vienna, ovviamente una coppia, quindi i due fidanzati, ok? Collega collegate all'immagine D. Poi abbiamo Paul e di New York, quindi qui abbiamo l'ultimo personaggio collegato all'immagine C. Quindi, in questo modo, lo studente che cosa fa? Lavora sul significato, ma già elabora implicitamente quella che è la struttura partendo dalla domanda di dove sono e eh, poi dopo le successive, le corrispondenti risposte, Claudia è di Pisa, la famiglia Weiss è di Berlino, Giulia e Mark sono di Vienna, Paul è di New York. Ok, questa è la struttura essere più D, quindi qui siamo ancora in una fase di mh, presentazione del significato, quindi lavoriamo molto sul significato, ok? Lavoriamo prima sul significato. Qui si ripresenta la stessa situazione. Quindi abbiamo delle frasi che non fanno altro che presentare i personaggi e le immagini, eh, dico, le immagini accanto, le immagini sotto. Quindi, anche qui, Calinda viene dal Marocco, la ragazzina, immagine A, Paolo e il bambino vengono dalla Sicilia qui abbiamo Paola e il bambino, vengono dalla Sicilia. Uno potrebbe dire, beh, vabbè, eh, non tutti però conoscono la forma eh, geografica della, 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 della Sicilia. Eh, giusto, ma eh, eh, sappiamo benissimo che comunque abbiamo sempre a disposizione dei cellulari, quindi le, le, la connessione internet per poter cercare l'Italia attraverso le immagini su, su Google. Oppure spesso, mh, anzi... Quasi sempre sui libri abbiamo sempre una cartina geografica e, eh, a cui poter fare riferimento, quindi invitiamo i nostri studenti a cercare questa cartina geografica e a individuare la regione di, di riferimento. Eh, poi abbiamo, mh, Gennaro e Stefania vengono da Napoli, ok? E Peter viene dagli Stati Uniti. Allora, quindi fa, no, i nostri studenti fanno, facciamo fare prima un esercizio di abbinamento, lavoriamo semplicemente sul significato, mettendoli in, mettendoli in condizione di, ehm, di, di eh, avere un primo approccio eh, con la struttura eh, grammaticale che poi dopo analizzeremo. In un secondo momento si passa alla... Alla presentazione della struttura. Quindi, qui abbiamo questa, eh, questo screenshot che ho fatto dove vengono evidenziati il D, la preposizione di e il verbo essere. Okay. Eh, come hanno sempre eh, detto le autrici, eh, eh, nella descrizione e nella presentazione di in alto, Fiorenza Colcioli e Giulia Tossani, nelle varie presentazioni focalizzano sempre l'attenzione sull'importanza della, della strategia del noticing cioè quella di focalizzare l'attenzione dei nostri studenti su alcuni elementi affinché si focalizzi e si concentri la loro attenzione su quell'elemento per poterlo riconoscere e analizzare. Qui ad esempio potrei chiedere ai miei studenti di fare la stessa cosa che è, eh, viene presentata nella domanda, cioè evidenziare gli elementi di e il verbo essere all'interno delle frasi, ok? E in questo modo cominciano già a notare la differenza tra la posizione della preposizione di e del verbo essere nella domanda rispetto invece alla posizione degli stessi elementi ma nella nella risposta. Quindi di all'inizio, il verbo essere alla fine nella domanda, ma qui invece abbiamo il verbo essere e la preposizione di all'interno della della frase. Poi per mh, Posso anche addirittura, diciamo a questo punto, chiedere ad esempio ai miei studenti di fare altri esempi, partendo sempre da questa struttura, quindi domanda, utilizzare il verbo di, eh, scusate, la preposizione di e il verbo essere, facendo una domanda e le corrispondenti risposte. Stessa cosa per la struttura da dove vengono, ok? Quindi anche qui chiedere di individuare. Gli elementi verbo e preposizione all'interno della frase e implicitamente cercare già di familiarizzare con la struttura, la differenza di struttura nella domanda e nella, nella risposta. Anche qui, magari, posso chiedere di fare degli esempi. Qui entra in gioco anche la preposizione articolata, ok? Quindi è una difficoltà eh, in più, maggiore. Oppure attenzione. Un altro modo di presentare, anziché presentarli singolarmente eh, singolarmente i due, le due strutture, posso presentare ad esempio questa immagine. Questi sono sempre screenshot che io ho fatto dal video, ok, che dopo vedremo. Quindi posso presentare, ad esempio, questo, questo screenshot e chiedere ai miei studenti di leggere, ovviamente, eh, la prima, la prima parte dove sono già evidenziati gli elementi eh, lessicali, quindi la preposizione di, il verbo essere e il luogo in questo caso e chiederei ai miei studenti di fare eh, la, lo stesso lavoro eh, con la struttura da dove vengono e le corrispondenti risposte, cioè individuare eh, nelle domande e nelle risposte gli elementi su cui stiamo lavorando, quindi preposizione da il verbo venire e il luogo, quindi già focalizzare, fare in modo che lo studente focalizzi la propria attenzione partendo dalla struttura già conosciuta del verbo essere, de, del, del verbo essere con la preposizione di fare la stessa cosa, il, lo stesso lavoro di analisi, eh, di noticing, eh, e di, e, di evidenziare gli elementi lessicali eh, per quanto riguarda invece la struttura mh, eh, venire. Con la preposizione da. Un altro modo sarebbe questo, un'altra slide che posso presentare è questa. Posso presentare addirittura questa slide dove abbiamo tutto già evidenziato e chiedere ai miei studenti quali sono le differenze, descrivere le differenze. Ovviamente. Per alcuni potrebbe essere anche un po' difficile cercare di descrivere le differenze e quindi parlare in termini di linguistici. Quindi dovrebbero utilizzare parole come verbi, eh, preposizioni, luoghi, eccetera, per evitare, fare in modo che ci sia una descrizione, come dire, implicita. Del, della struttura si chiede agli studenti semplicemente di fare degli esempi quindi di fare degli esempi prima con la preposizione di domanda e risposta e poi con la preposizione da domanda e risposta in questo modo non è una descrizione diciamo, è una descrizione implicita della struttura perché attraverso l'esempio lo studente non fa altro che elaborare rielaborare la struttura e quindi eh, dar, dà a noi segnali eh, per capire effettivamente se la struttura è stata, se la regola è stata compresa o, o meno. Questa immagine invece la presenterei quando sono sicuro di avere davanti a me degli studenti che sono abbastanza bravi, molto riflessivi, molto analitici e capaci anche di utilizzare la lingua per mh, trovare le differenze. Quindi darei questa, questa, questa immagine a degli studenti che hanno maggiore dimestichezza, con la lingua e sono anche più intuitivi, ok? Più abituati magari, diciamo, anche ad un'analisi approfondita, potrebbero essere ad esempio degli studenti universitari, ok? E quindi direi, ai miei studenti darei questa slide, questa, questo screenshot e direi "Trovate le differenze", senza dare informazioni eh, ulteriori informazioni. Quindi chiederei ai miei studenti di descrivere quali sono le differenze tra le il primo gruppo di frasi e il secondo gruppo di, di frasi, mm, ok, allora, dopo aver mm, parlato di differenze, ovviamente eh, attenzione, um, io direi in questa fase diciamo, di analisi di, eh, che direi che l'insegnante debba fungere un po' da, um, da tutor, ok? Quindi non da insegnante che corregge, interviene. Um, uh, Suggerisce la, la risposta, la regola, un esempio? No, lasciare che gli studenti facciano da soli, ok? Perché poi dopo vedranno il video e, attraverso la visione del video, riusciranno un po' a eh, verificare effettivamente se le ipotesi fatte erano giuste oppure, uh, oppure sbagliate. Allora, adesso andiamo, uh, voglio uh, condividere con voi. Adesso condivido con voi il video. Un attimo di pazienza. E condividiamo il video il video ehm, purtroppo diciamo non riuscite a sentire l'audio perché la condivisione in questo caso eh, non, non lo permette però eh, Possiamo seguirlo tranquillamente. Un attimo solo. Ecco qua. No, non è questo. Eccole qua. Allora, come in tutti i video c'è la presentazione ovviamente del libro, in quanto, come già detto, la videogrammatica è collegata al nostro corso in alto. Si comincia con una domanda di dove sono, i personaggi vengono presentati e si introducono le frasi. Ovviamente un primo piano per dare la possibilità agli studenti di leggerlo, posso anche premere su pause, vengono presentate le immagini relative ai luoghi, a questo punto si fa l'attività. In questo modo gli studenti, avendo già fatta, fatto prima l'attività, la, la, non fanno altro che avere una risposta alle domande, alle ipotesi fatte precedentemente. Da dove vengono? Viene introdotta la seconda struttura, i personaggi, le frasi, primo piano affinché gli studenti possano leggere, posso anche premere su pause e dare il tempo di leggere. E qui si comincia a svolgere l'attività. Ovviamente gli studenti l'hanno già fatta, quindi stanno soltanto controllando che le risposte date ipotizzate siano quelle corrette o meno. Osserviamo, adesso comincia la parte analitica. Anche qui gli studenti guardandola non faranno altro che confermare oppure rettificare un po' quelle che sono state le ipotesi fatte nella fase precedente di analisi. Qui si evidenziano ovviamente i luoghi. Ok, bene, a questo punto, attenzione, qual è la regola, ok? Quindi a questo punto c'è una, una prima parte in cui ci si confronta diciamo, con gli studenti, prima di, di, di andare avanti, ci si confronta eh, con gli studenti per ragionare su quello che è stato fatto prima della visione e quello che, è stato visto, visto, che, abbiamo, che a, abbiamo visto con gli studenti durante la visione. Ok, a questo punto qual è la regola? Cosa facciamo? Diamo il tempo al video di presentare la tabella. Dove vengono ripresentati tutti gli esempi, attenzione, qui ci fermiamo. Eh, qui ci fermiamo, magari possiamo dare il tempo diciamo, di evidenziare solo i primi elementi del primo esempio. A questo punto cosa possiamo fare? Chiedere agli studenti di completare la seconda colonna. Non diciamo niente. Okay? Quindi saranno loro a dover completare la, la, la tabella. Per descrivere la grammatica, la grammatica, la regola, quindi possono anche utilizzare dei disegni. Se a loro viene in mente di disegnare anziché scrivere, va bene, va benissimo. Mai mettere freni alla creatività dei nostri studenti. Possono scrivere la regola intera, possono scrivere diciamo la struttura. Diamo il tempo a loro di completare questa colonna in qualsiasi modo mh, loro ritengano più opportuno. Okay? Dopo il completamento andiamo avanti, mettiamo, eh, facciamo anche lavoro, posso, possono fare il, il completamento di questa seconda colonna a coppio in piccoli gruppi, okay? oppure singolarmente, poi dopo controllano insieme in che modo eh, hanno singolarmente completato la tabella. Okay? Poi dopo c'è un confronto con tutti mh, gli altri tutta la classe e successivamente si va a vedere il video completo dove verificano quali sono le differenze tra quello che hanno fatto loro e quello che invece propone il video ok perfetto allora Adesso eh, ritorniamo, eh, scusate un attimo. Eh, allora, ritorniamo, tolgo, interrompo la condivisione del video e ritorniamo di nuovo al nostro PDF. Al nostro PDF che è qui. Un attimo, datemi un attimo di tempo. Eccolo qua, quindi ci ritroviamo di nuovo qui al nostro PDF. Adesso. Andiamo invece a vedere un altro video okay, eh, che riguarda sempre l'argomento preposizioni, okay, ma che fornisce degli input in modo diversi per permettere in classe, online oppure in presenza di. Stimolare la produzione orale, che è la funzione mh, relativa alla funzione comunicativa della descrizione. Ok, allora quindi parliamo di preposizione di luogo 2, movimento, stato il luogo. Qui abbiamo cerchiamo di ragionare un attimo prima sul, sul tipo di contesto che abbiamo, abbiamo di fronte. Ok. Allora, il contesto è questo. Abbiamo sempre ovviamente il livello 1, l'argomento preposizioni di stato e luogo e movimento, quando presentiamo questo video, quando gli studenti hanno un'infarinatura delle strutture più frequenti e bisogna mettere in ordine le idee. Quindi qui eh, poi dopo vedremo alcuni esempi e mh, B, quando hanno bisogno di ripassare le strutture, le differenze per fissarle meglio. Okay? Quindi qui parliamo semplicemente di strutture io vado a, ok, io vado in, io sono a, io sono in, eccetera. Allora andiamo a vedere nel dettaglio come viene presentata. Presentiamo sempre eh, il contesto, la situazione. Abbiamo una donna vestita in modo molto elegante che presenta i suoi amici e poi abbiamo un titolo Dove sono? Quindi c'è una domanda, c'è una domanda. Che viene posta a chi sta seguendo il video. Ok, a questo punto, sempre la nostra amica comincia a. Il, eh, viene, compare l'immagine, compare le, questa donna che all'interno della descrizione viene eh, chiamata Giulia. Poi abbiamo l'immagine della città e dell'Italia. A questo punto, c'è la frase che comincia: Giulia è atto. Ok, a questo punto cosa facciamo? Chiediamo ai nostri studenti di guardare l'immagine e di provare a descrivere, a pensare a che cosa potrebbe eh, dire la nostra amica vestita in modo elegante. Quindi, a questo punto, Giulia è a Torino, in Piemonte. Come ho fatto, come, come già detto prima. Eh, anche se non si conoscono le forme geografiche un po' delle, delle regioni, si possono sempre ritrovare nei libri che utilizziamo, nei corsi che utilizziamo, oppure se andiamo su Google m, Immagini, m, possiamo trovare benissimamente, senza problemi, eh, la eh, cartina geografica dell'Italia. Quindi in questo modo. Si parte dalle immagini e si invita i nostri, invitiamo i nostri studenti a descrivere con, dando un input. Giulia è atto e i st nostri studenti completano. Anche qui non diamo risposte eh, certe, lasciamo che gli studenti eh, diano anche risposte magari anche sbagliate, però poi dopo, in, in una seconda fase, eh, correggeranno guardando il video. Anche qui abbiamo... Adesso Paul Stud. Quindi qui c'è un giovane che studia, eh, c'è la Torre Eiffel, quindi è in Francia. Quindi studia mh, a Parigi, in Francia, in Europa. Ok. Poi abbiamo qui queste due persone, queste due persone che si sono appena sposate, la, la, la nostra amica Claudia e Stefan. Anche qui mi è, cap mi è capitato proprio di fare lo screenshot eh, senza completare il nome ma potrei anche mh, cercare di mettere pausa prima e fare uno screenshot dove il nome termina su ste, e quindi invitare magari anche i miei studenti a pensare come si potrebbe chiamare l'uomo, quindi fare anche come dire, dare anche, fornire anche degli input culturali. Quindi a questo punto partire sempre dall'immagine e chiedere ai miei studenti di descrivere quello che vedono e quello che sta per dire invece la nostra amica. Claudia e Stefano sono negli Stati Uniti eh, a New York eh, eccetera poi abbiamo questa immagine anche qui l'immagine di quest'uomo il Colosseo l'aereo la nostra bella Italia con eh, eviden eh, eh, evidenziata la regione Lazio ok anche qui chiediamo di Peter va a da completare poi attenzione Mentre fino ad ora abbiamo visto, mh, mh, ah, scusatemi, volevo dire un'altra cosa. Qui abbiamo dove sono, ma a partire da questa immagine cambia la domanda, e loro dove vanno, ok? Quindi, mo, eh, stato e luogo, un movimento. Mm? Ok, quindi qui si chiede agli studenti di dire dove va il nostro amico Peter. Qui invece abbiamo due persone, una coppia una macchina rivolta verso la nostra amica che sta parlando, è la forma della Toscana. Quindi a questo punto si potrebbe, ad esempio, attraverso l'immagine, pensare che eh, lei stia effettivamente in Toscana e quindi qui potremmo utilizzare anche il verbo venire, ok? Ma possiamo anche utilizzare il verbo, il verbo andare. Poi eh, avremo confermo o meno nella visione, durante la visione del video. Alla fine, qui abbiamo un'altra immagine, e loro dove vanno? Abbiamo la nostra... Bella e cara famiglia, l'Italia, quindi vanno in Italia. Allora a questo punto andiamo a vedere il secondo video e cerchiamo di capire come viene presentato il tutto. Quindi, dopo aver visto tutti, eh, tutte queste slide e aver chiesto ai nostri studenti di svolgere le attività. Quindi si parte semplicemente, la cosa bella e carina è che si parte semplicemente da eh, delle immagini e si invita gli studenti a, invitiamo in questo modo i nostri studenti a produrre lingua, quindi descrivere eh, praticando la funzione comunicativa relativa alla descrizione. Okay? Allora andiamo a vedere il nostro video fino al punto in cui siamo arrivati. La musica come sempre non si sente perché eh, in questo caso non lo permette StreamYard, ma tutti i video hanno una musica di sottofondo. Ok, qui abbiamo la nostra amica, questi sono i miei amici, dove sono già, fornisce un input ai nostri studenti per dare delle risposte. Giulia a Torino in Piemonte, in Europa e a Parigi in Francia. Claudio e Stefano sono negli Stati Uniti a New York. E qui è cambiata la domanda, e loro dove vanno? Quindi a questo punto siamo passati da una situazione di, eh, in cui abbiamo utilizzato il verbo essere ad una situazione in cui abbiamo utilizzato il verbo di movimento, il verbo andare. Vediamo un po' chi, quale, quale risposta dà. Vengono, ok, in Toscana per le vacanze estive. Invece io vado negli Stati Uniti. Qui viene presentata la tabella con gli esempi. Ok, a questo punto, mh, come ho fatto prima, chiedo ai miei studenti di completare la tabella liberamente oppure posso fornire anche l'input relativo alle, mh, alla prima riga delle colonne successive. Ok? Quindi è molto importante notare eh, il focus sul luogo, quindi sulla città-regione, perché sappiamo benissimo che comunque in base al luogo di riferimento possiamo scegliere la preposizione. Quindi lasciamo che i nostri studenti completino la tabella e poi dopo la vediamo insieme. E attenzione, dopo la visione di questa tabella possiamo eh, gli studenti guardando, diciamo, il video confermano oppure modificano le ipotesi che hanno fatto precedentemente. Ok? Quindi l'utilizzo dei colori è fondamentale. Ok, a questo punto che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo chiedere ai nostri studenti? Come possiamo lavorare ancora su questa tabella? Possiamo lavorare in due modi, o chiedere di fare altri esempi per ogni struttura, oppure, attenzione, possiamo chiedere ai nostri studenti di creare dei dialoghi, quindi prendere questi esempi, ad esempio Giulia a Torino in Piemonte. Pietro va in Italia, Claudia e Stefano sono negli Stati Uniti, quindi prendere queste tre frasi e inserirle all'interno di un dialogo, quindi creare un dialogo utilizzando e riutilizzando gli esempi che sono stati dati all'interno della tabella. Okay. Immagino che in presenza sia facile diciamo, farlo: si riuniscono gli studenti, eh, scrivono le frasi di riferimento, tre frasi, eh, da prendere e da riutilizzare per creare il dialogo e poi dopo presentano il loro dialogo alla classe all'insegnante. Online si creano le breakout room, rooms e quindi mh, asseg assegnare ogni breakout room ad, ogni, eh, ad una coppia diciamo di studenti, una breakout room all'interno della quale possono lavorare per creare il dialogo in cui riutilizzano queste strutture. Okay? Quindi lavorano ancora sulla eh, sulla tabella bene vabbè il video in questo caso è terminato ok allora adesso ricondivido ancora una volta perché voglio presentare il terzo ricondivido il pdf perché voglio presentare stiamo per presentare il terzo ed ultimo video Allora, un attimo solo. Eccolo qua. Ok, allora presentiamo il terzo video e, e quindi abbiamo visto, abbiamo visto prima un video che attraverso gli input dati dalle immagini ci permetteva di stimolare la produzione orale dei nostri studenti per utilizzare già delle strutture che avevano visto, ma che dovevano praticare e analizzare di nuovo affinché venissero assimilate meglio. Adesso invece vediamo un altro video in cui si eh, introducono eh, le preposizioni a ed in. Allora, qual è il contesto? Il livello A1, argomento uso di a e in con i nomi di luogo generali, no? Quindi perché sappiamo bene che quando parliamo poi c'è il si trattano, vengono present, viene presentata l'opposizione, preposizione semplice, articolata, quando abbiamo luogo generico e luogo più specifico. Qui invece parliamo di luogo generale, ok? Con l'utilizzo delle preposizioni a e in. Quando presentiamo questo video, quando gli studenti hanno un'infarinatura dell'uso delle due preposizioni con i nomi di luogo, e hanno bisogno di riflettere sull'uso dei vari casi, ok? Quindi... Andiamo a vedere quali sono le immagini scelte, ok? Ovviamente questi sono tutti i screenshot che ho preso dai video, ma voi potrete, potreste anche pensare di creare altri screenshot e di impostare eh, la presentazione dell'attività in modo di diverso secondo una sequenza che per voi sembra molto più consona e adatta ai vostri studenti. Io ho pensato di fare l'attività in questo modo. Allora, si presenta... Si presentano queste slide dove abbiamo delle immagini. Si invita gli studenti a dire che cos'è questo luogo, quindi una scuola. A questo punto, quindi facciamo un esempio con scuola ed è la preposizione giusta. Quindi invito i miei studenti a produrre oralmente e a produrre frasi in cui ci siano i luoghi rappresentati e eh, in cui si utilizzi una delle due preposizioni. Attenzione, devono ovviamente utilizzare... La preposizione diciamo corretta a oppure in, ok? Seguono, vediamo adesso velocemente quali sono gli altri luoghi. Abbiamo qui ad esempio aula o classe, ok? In base m, ai punti di vista, poi abbiamo quindi fare una frase in cui ricorre il nome relativo a questo luogo con l'utilizzo della preposizione corretta. Quindi invito i miei studenti a fare degli esempi, a produrre. Città, un esempio con città e la preposizione a oppure in, ovviamente devono usare quella corretta. Qui a piedi, ok? Quindi qui cerco un po' di guidarli. Che cosa sta facendo? Questa persona cammina. Queste cose sono piedi, ok? Quindi, qual è la preposizione? Facciamo una frase eh, dove. Dove utilizziamo piedi, la parola piedi, la preposizione a, la preposizione in? Quale delle due? Ok, quindi cerco un po' di indirizzarli e di aiutarli a uh, fare degli esempi. Qui abbiamo teatro, ok, un'altra frase, teatro con la preposizione corretta. Ok, poi abbiamo montagna, quindi l'esempio con montagna. Poi abbiamo al ma uh, mare, o spiaggia in questo caso, a oppure in. E poi pizzeria. Attenzione, eh, anziché chiedere di fare semplici esempi, se io ho degli studenti molto attivi e che amano anche, diciamo, si, si spingono anche oltre e producono lingua, posso anche chiedere ai miei studenti di fare delle domande. Ok, quando, utilizzando gli interrogativi, ok, quando vai in pizzeria? Dove vai di solito in pizzeria? E che cosa mangi in pizzeria? Ok, posso fare lo stesso quando vai eh, in spiaggia. Ok, che cosa porti quando vai in spiaggia, eccetera, eccetera, in montagna, andate in montagna, andate spesso in montagna una volta al mese quando ci andate. Cioè, posso veramente sfruttare, eh, gli screenshot presi dalla videogrammatica in modo tale da stimolare la produzione, che sia una semplice frase oppure una descrizione un po più complessa ok allora a questo punto eh, andiamo a vedere eh, come viene prese vengono presentate viene presentata la sequenza di queste immagini all'interno del nostro eh, del nostro video allora un attimo solo eccolo qui il video Eccolo qua, andiamo a vedere il video. Quindi ovviamente, ripeto, chi si è collegato adesso, stiamo mostrando il video, ma prima di mostrare il video abbiamo utilizzato degli screenshot presi dal video su cui abbiamo fatto delle attività di produzione per mettere in condizione i nostri studenti di produrre prima ancora di andare ad osservare, analizzare la struttura morfosintattica e l'utilizzo delle preposizioni in una fase di analisi. Ok, qui è montagna. Quindi in montagna. Al mare, qui presentiamo anche la possibilità di dell'utilizzo delle preposizioni articolate. Magari qualcuno poteva dire anche in spiaggia, va benissimo, ok? quindi non è un errore, ma è una possibilità. Ok, allora, adesso andiamo a vedere qual è la regola. Qui diamo innanzitutto, diciamo, il tempo di completare tutta la tabella, perché poi dopo bisogna ragionare su alcuni punti. Ecco qui, a casa e in casa vediamo che ci sono c'è cioè una rappresentazione grafica. Attenzione. Allora, e a questo punto posso fermare il video e chiedere ai miei studenti. Ovviamente consideriamo che non stiamo presentando l'argomento. Gli studenti hanno già visto in una fase precedente queste strutture, quindi le stiamo semplicemente ripresentando per continuare a ragionarci per creare situazioni tali da permettere ai nostri studenti di riutilizzare queste strutture. Quindi a questo punto io fermerei il video e chiederei ai miei studenti di fare un esempio con a casa in casa per vedere se loro eh, effettivamente hanno già chiara la differenza, ok? Quindi dopo gli esempi posso continuare il video e eh, loro avranno conferma eh, di quello che hanno Detto prima oppure no, vediamo un po' come viene spiegata la differenza a casa e in casa. In questo momento, in... quindi vedete, c'è un primo, una prima immagine in cui c'è l'uomo lontano che va verso casa, quindi andare a casa, poi si avvicina c'è l'uomo che è vicino casa si trasforma ovviamente in freccia ed entra dal senso di andare in casa, entrare in casa. Ok? Andiamo, continuiamo a vedere il video e vediamo ancora un altro caso, a piedi in piedi. A volte spesso diciamo è difficile spiegare, ma ovviamente con il movimento in presenza è semplice, diciamo, spiegare la differenza. Vediamo un po' qui come viene presentata anche qui possiamo chiedere ai nostri studenti di fare degli esempi con a piedi in piedi e poi dopo gli esempi quindi ragionare sull'utilizzo di questa dell della proposizione corretta e poi dopo far seguire la visione che presenta la differenza andare a piedi stare in piedi ok a e b Ok, poi presenta ultim, eh, gli ultimi punti dove ci sono delle parole che eh, richiedono la preposizione articolata. Sappiamo bene che. Queste sono strutture che effettivamente l'utilizzo delle preposizioni per alcune, in alcuni contesti va imparato come tale e quindi in che modo? Ovviamente non imparando a memoria ma praticando. Ok, quindi imparerò che bar vuole al bar, ristorante vuole al ristorante praticando, non imparando a memoria. Ok, esistono anche studenti che sono abituati a memorizzare tutto, ma non è un processo, diciamo, ovviamente, naturale. Mh? Okay. ok, allora a questo, punto, mh, a questo punto non so... Allora sto dando un'occhiata un po' ai vostri, ai vostri commenti. Ok, tutti che ci salutano, grazie a tutti, mi piacciono tantissimo queste proposte eh, didattiche. Allora, grazie Carina Cortés per, eh, per il commento. Ok, attenzione, c'è Marina Campos che chiede, eh, rimarrà la registrazione del webinar. Ok, attenzione, questo non è un webinar, ma è una diretta live. Ok, quindi tranquilli che comunque la registrazione rimarrà sulla nostra pagina, potrete guardarla, rivederla, commentare eh, sempre. Ok. Quindi grazie a Sara per il commento. Ottima la progressione dell'attività, complimenti. Ok. Allora, prima diciamo, di mh, passare all'ultimo video, di cui vedremo soltanto il video, uh, voglio dire ancora uh, due ultime, uh, le ultime cose. Uh, quando sempre sull'utilizzo del eh, dei video. Attenzione su quando utilizzare effettivamente i nostri i video della videogrammatica. Allora, eh, i... allora, altri usi in contesto flipped classroom. Allora, io immagino, ad esempio, a distanza oppure anche in presenza se io sono abituato comunque a coinvolgere i miei studenti prima di entrare in classe posso chiedere ad esempio ai miei studenti di invio il link per guardare il video ai miei studenti loro lo guardano e chiedo ai miei studenti di scoprire qual è effettivamente la regola quindi eh, chiedo ai miei studenti di scoprire la regola guardando il video a casa e poi quando verranno in classe comincerei la lezione dividendo gli studenti in gruppi che dovranno confrontarsi su quello che hanno visto nel video. Ovviamente, classica situazione che si viene a creare, c'è sempre qualche studente che non fa il diligente e quindi non riesce a guardare il video prima. A questo punto, io che cosa, noi che cosa facciamo? Dividiamo le, eh, la classe in, a coppio in piccoli gruppi in presenza, già sappiamo come fare online utilizziamo le breakout rooms e gli passo il link per vedere il video, loro guardano il video e insieme elaborano la regola. Poi dopo si fa ovviamente o un'esercitazione sulle strutture appena viste oppure si fa una sintesi insieme, si mettono, si condividono le ipotesi, le opinioni fatte nella visione ovviamente precedente. Un altro modo per um, utilizzare la videogrammatica, i video della videogrammatica, è quando i nostri studenti perdono una lezione per assenza, ok? Quindi io che cosa faccio? Invio il link per uh, guardare il video, ok? Da soli. Gli chiedo di scoprire qual è la regola, di leggere nella tabella finale qual è la regola. In questo modo sarà anche più facile per me, insegnante riprendere l'argomento e permettere allo studente di non rimanere indietro con il programma. Lui, dopo aver visto il video, verrà in classe e già saprà di che cosa abbiamo parlato nel corso della lezione che lui stesso ha perso. Quindi, vedete, oltre alla eh, videogrammatica, oltre a fornire diciamo, degli spunti interessanti per l'analisi, per la produzione, per creare delle attività dinamiche, interattive con i nostri studenti, ci permette anche di... Ehm, gestire anche un po' situazioni eh, come ad esempio l'assenza eh, oppure di guadagnare tempo quindi inviare il materiale prima per cercare di ottimizzare i tempi della nostra lezione in presenza oppure eh, online bene allora rimangono ancora, rimangono ancora pochi minuti io voglio a questo punto mh, darvi istruzioni mostrarvi come scaricare come dove scarico i video della videogrammatica. Allora, innanzitutto, alcuni di voi già lo sapranno, non andate via alla fine, guardiamo un altro video, guardiamo un altro video della videogrammatica, ci lasciamo con un ultimo video. Allora, vado sul sito www.ornymeeditions.com/it, ok? Vado a cliccare su risorse gratuite, ok? Clicco su in alto, anzi non clicco su risorse gratuite, passo il mouse su risorse gratuite. Clicco su in alto e seguo il percorso fino ad arrivare a questa, a questa pagina dove vedrò il, la copertina di in alto e il pulsante per scaricare la videogrammatica. A questo punto, che cosa faccio? Clicco su videogrammatica, mi ritroverò di nuovo in questa pagina, scriverò il mio indirizzo email e cliccherò su Submit. Dopo questa fase riceverò, riceverò un'email okay, da Ornimi Editions con la lista di tutti i titoli, con tutti i titoli e link dei video e con una password, quindi copio la password, vado a cliccare su ogni singolo titolo, ok? A questo punto mi ritroverò su questa pagina su Vimeo, ok? Incollo la password che mi è stata mandata via email, vado a cliccare su submit e mi ritroverò qui a guardare il video posso guardare il video qui oppure scaricarlo nel momento in cui lo vado a scaricare mi viene chiesto il formato sempre meglio in formato in alta risoluzione e lo posso conservare sul mio computer attenzione i video sono stati caricati su vimeo e potete scaricare anche sui vostri cellulari l'applicazione vimeo e quindi potete scaricare creare un account vostro Vimeo e conservare tutti i video all'interno del, della vostra applicazione sul cellulare. Quindi magari volete organizzare anche un qualcosa di, di, di veloce, guardate il video, fate degli screenshot e eh, inviate eh, via email oppure mh, tramite WhatsApp oppure una chat, con, chat condivisa le immagini degli screenshot che avete fatto attraverso guardando. E il video della videogrammatica sul vostro cellulare, ok? Bene, io a questo punto direi che mh, siamo arrivati quasi alla fine. Allora, a questo punto guardiamo l'ultimo video insieme, eh, per il quale, ovviamente non ho preparato screenshot, ma lo poss possiamo commentarlo, commentarlo insieme. Quindi, eh, adesso diamo un'occhiata al video e commentiamo insieme. Come sfruttarlo? Eh, quali sono gli screenshot che possiamo fare per creare una, una lezione interattiva con i nostri studenti prima di andare a vedere il video? Allora, questo è il video. Ok, preposizioni con i mezzi di trasporto, okay? Anche qui, come vedete, si parte, diciamo, dalla situazione, dal contesto, quindi il video non fa altro che fornire degli input linguistici contestualizzati, le situazioni per invitare i nostri studenti a, produr a produrre lingua. Vado a Firenze in macchina. Qui io potrei dare come esempio ai miei studenti, lo potrei dare come esempio per poi dopo, nel secondo caso, ad esempio, in questo caso abbiamo Napoli, abbiamo da Roma a Napoli treno. Okay? Quindi chiederei ai miei studenti di eh, produrre oralmente, di descrivere oralmente il viaggio da Roma a Napoli con il treno, come è stato fatto nel primo esempio. Quindi si parte dall'immagine, dall'input dell'immagine per produrre lingua. Ok, ovviamente se mi fanno una frase un po' diversa non fa niente, l'importante è che comunque gli studenti producano lingua, poi comunque sta a me insegnante indirizzarli di nuovo diciamo, sul percorso che stiamo eh, seguendo, sul percorso linguistico che stiamo seguendo. E qui entra in gioco lo osserviamo, ok? Vi faccio notare il, il, la differenza dei colori, dell'utilizzo dei colori, quindi utilizziamo già colori diversi per strutture diverse, quindi la preposizione articolata con il treno delle 8, con l'aereo delle 14 in verde, in macchina, in nave invece, utilizziamo un altro colore. Qual è la regola? Andiamo a vedere come viene presentato, presentata la regola anche qui. Si parte sempre dai nostri cari esempi per poi dopo completare la regola con la struttura e qui abbiamo anche la descrizione proprio della regola in questione. Attenzione, sempre il noticing, ok? Ci, si cerca sempre di focalizzare l'attenzione. Eh, su determinati elementi okay, attraverso eh, gli evidenziatori. Ok, bene. Allora, io uh, vi ringrazio, vi ringrazio mille. Non so se ci sono domande. Eh, ottima la progressione. Ok, quindi qualche commento generale. Grazie mille, ovviamente, per i commenti. Ottima la progressione dell'attività. Complimenti. Eliana, utile, grazie. Grazie a te e a tutti voi per la per partecipazione. Ok, mi piacciono tantissimo queste proposte didattiche. Poi sì, c'è Oreste, il nostro caro direttore, che ci annuncia che da settembre ci saranno ovviamente altri webinar, altre dirette live, eccetera. Mm, ok, grazie a te, Maria. Veramente, veramente interessante la videogrammatica, grazie mille. Bene. Ok, allora io, se, se non avete altre domande, vi ringrazio per la partecipazione. Vi ricordo che questo è un video che rimarrà sul nostro eh, sulla nostra pagina Facebook sul nostro canale YouTube perché la diretta è stata presentata anche sul nostro canale YouTube. Potrete rivederlo eh, quando, quando volete. Eh, se ci aiutate ovviamente a diffondere anche il nostro materiale, condividere questa video diretta sulle vostre pagine non sarebbe, un, non sarebbe male, anzi, eh, sarebbe di, di, di grande lo apprezziamo tantissimo ok bene io a questo punto ringrazio tutti voi che mh, avete seguito questa diretta live continuate a seguirci e ringrazio ovviamente anche chi ci ha seguito non in diretta ma seguirà dopo il video ok bene grazie a tutti e a presto per la prossima diretta live mercoledì abbiamo un'altra diretta live con un'altra un uh, cara collega. Ok? A presto e arrivederci. Ciao a tutti.